Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rossonera, buon lunedì 27 luglio a tutti. Oggi parliamo capitolo rinnovi Milan, parleremo delle news, degli aggiornamenti riguardanti il futuro di Zlatan Ibrahimovic, di Gianluigi Donnarumma, di Hakan Çalhanoğlu e anche di Giacomo Jack Bonaventura. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, iniziamo con lui, col gigante, col campione, la leggenda svedese. Cosa ci risulta? Qual è la news odierna? Il primo aspetto è che il giocatore, dopo le ultime settimane, dopo la conferma di Pioli, vuole rimanere al Milan e lo ha già comunicato a Raiola nel vertice che si è tenuto a Monte Carlo. Inizialmente la richiesta per la prossima stagione sportiva era di 6 milioni netti a stagione. Questo perché? Perché se vi ricordate, lo scorso gennaio, quando Ibra ha firmato per il Milan e quando ha parlato con Boban e Maldini, nell'accordo era prevista un'opzione per la prossima stagione esercitabile a 6 milioni netti a stagione. Però a fine carriera Zlatan non pensa esclusivamente al lato economico, bensì a fine carriera vuole avere un ruolo di leader trascinatore, sia a livello tecnico ma anche e soprattutto a livello carismatico. Quindi Zlatan Ibrahimovic avrebbe aperto alla possibilità di un taglio consistente del suo ingaggio nella parte fissa. Quindi quale potrebbe essere la quadra? La quadra per far sì che Ibra e il Milan continuino insieme anche nella prossima stagione verterebbe su 4 milioni netti a stagione, quindi come base fissa, più dei bonus molto consistenti sia a livello individuale ma anche a livello collettivo. Abbiamo fatto delle verifiche noi come redazione di Rubrica Rossonera, abbiamo verificato che questi bonus possono ammontare tra i 2 e i 2 milioni netti in più a stagione. Questo cosa vuol dire? Che Zlatan Ibrahimovic, nella migliore delle ipotesi insieme al Milan, quindi se il giocatore raggiungerà importanti traguardi sia a livello individuale ma anche il Milan, potrebbe arrivare a uno stipendio di 6 milioni e mezzo a stagione. Quindi Zlatan Ibrahimovic ha già manifestato a Mino Raiola, il suo procuratore, la volontà di continuare a giocare nel Milan. E quindi a giorni ci sarà il fatidico incontro tra Mino Raiola e il Milan per ratificare l'accordo per la prossima stagione. Parliamo di un altro assistito di Mino Raiola, ovvero parliamo di Gigio Gianluigi Donnarumma. Anche lui, come il grande attaccante svedese, ha comunicato a Raiola di voler rimanere a Milano e di voler continuare la sua avventura al Milan. Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e quindi il Milan vorrebbe, insieme al procuratore, e qui si è già raggiunto un accordo, rinnovare con un contratto biennale e ma al massimo triennale. Questo per vedere se il Milan riuscirà a crescere come risultati, come obiettivi nel prossimo biennio. Quindi il Milan potrebbe confermare l'ingaggio con possibile magari diminuzione se verranno però inseriti bonus importanti, un po' il modello, il contratto di Zlatan Ibrahimovic e o la clausola rescissoria. Questo è quanto ci risulta, quanto abbiamo verificato. Quindi il Milan, Donnarumma potrà venire incontro al Milan abbassandosi un po' l'ingaggio, inserendo magari qualche bonus e o inserendo una clausola rescissoria che potrebbe essere intorno ai 45-50 milioni di euro. Quindi la volontà però è chiara, Gigio vuole rimanere al Milan, non andrà via mai a parametro zero, non ci sarà, diciamo, perdonatemi il termine, il circo che c'era stato nell'estate Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Quindi Gigio rinnoverà sicuramente il suo contratto con il Milan. Parliamo di Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu che ha adesso un contratto in scadenza il 30/6/2021, quindi come Gigio. Che cosa chiede il ragazzo? Il ragazzo, dopo le ottime prestazioni con Pioli, chiede un aumento di ingaggio, quindi per le 2,5 stagioni vorrebbe arrivare a 3, 3,5 con i bonus. Vorrebbe prolungare di almeno 3-4 anni il proprio contratto. E poi vorrebbe la società, non lui, ma la società starebbe valutando insieme all'entourage del calciatore turco di inserire una clausola, una importante clausola, che vada in qualche modo a tutelare il ragazzo, quindi con una via d'uscita se volesse lasciare il Milan, e il Milan che potrebbe monetizzare evitando e addirittura facendo una bella plusvalenza. La volontà di Hakan qual è? La volontà di Hakan è quella di restare al Milan. Perché questo?
perché ora rappresenta con il nuovo modulo di Stefano Pioli, quindi il 4-2-3-1, il fulcro del gioco d'allenatore. Quindi a Cancelanoglu anche lui rinnoverà il contratto a breve con il Milan, con un ingaggio in leggera crescita e con la possibilità che il Milan inserisca molto probabilmente, non è ancora sicuro, un'importante clausola rescissoria. Quindi Hakan sarà destinato ancora il prossimo anno a servire importanti assist per l'attacco rossonero, per Rebic e per Zlatan Ibrahimovic su tutti. Parlando di Jack Bonaventura, Giacomo Bonaventura, dopo che sembrava essere certo il suo addio al Milan, sembrava essere certo il suo... c'erano molte squadre sul calciatore, c'era l'Atalanta, c'era il Torino, c'era anche la Roma, ma dopo che Pioli è stato ufficializzato anche per le prossime due stagioni sportive sulla panchina del Milan, sembrerebbe che Pioli e Maldini vorrebbero rinnovargli il contratto. Perché questo? Per questioni tecniche, caratteriali, il ruolo del centrocampo all'interno del gruppo rossonero, perché è un giocatore duttile, un giocatore tecnico, un giocatore che è ben voluto dal gruppo ed è riconosciuto come uno dei leader all'interno dello spogliatoio. Quindi l'unica questione è che bisognerà vedere se il giocatore deciderà di abbassarsi leggermente l'ingaggio. Ha un ingaggio importante, vista l'età, potrebbe trovare una quadra anche lui abbassandosi l'ingaggio e inserendo magari qualche bonus a livello individuale e a livello collettivo. Questa è un po' la politica che ci risulta che vorrà intraprendere il Milan. Una politica meritocratica, ti impegni, si raggiungono obiettivi personali, si raggiungono obiettivi collettivi, allora verrai gratificato anche e soprattutto a livello economico. Questa sembra la strada che vuole tracciare il fondo Elliott e la strada che vorrebbe imboccare l'amministratore delegato Ivan Gazidis. E come sempre, se vi è piaciuto questo video col capitolo Rinnovi Milan, mettete mi piace al video, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.